Se sono anni che stai affrontando un periodo di disagi fisici come dolori cronici, tensioni radicate nel corpo o turbulenze interiori come ansia, stress, preoccupazioni e la tua esistenza ti sembra priva di senso, percepisci un profondo senso di insoddisfazione che va a influenzare negativamente anche la tua vita privata e lavorativa, potresti pensare che magari dare una svolta positiva alla tua vita potrebbe portare alla scomparsa dei tuoi disagi fisici ed emotivi. Forse hai immaginato che trovare il lavoro dei tuoi sogni o incontrare il partner ideale sarebbe la chiave per ritrovare il tuo benessere e l'equilibrio del tuo corpo e della tua mente. Ma è davvero così? Allora oggi ti guiderò attraverso un passo fondamentale nel tuo percorso di rinascita e consapevolezza, perché ci sono delle cose Fondamentali che devi capire se vuoi veramente iniziare a liberarti dai tuoi disturbi. Io sono Alex Recchia maestro di kung fu, formatore nazionale di tai chi e qigong terapeutico ed educatore del benessere. Da oltre 20 anni accompagno uomini e donne di tutte le età verso un aumento straordinario della loro energia vitale, aiutandoli a liberarsi dalle catene dei dolori fisici per tornare a vivere una vita ricca di benessere, di felicità e realizzazione profonda. E questo lo faccio attraverso percorsi personalizzati e cuciti su misura per la persona. Inoltre mi dedico alla formazione di medici, Personale sanitario e olistico, insegnando loro a utilizzare il Qigong in studio per aiutare ancora di più le persone di cui si prendono cura. Se c'è una cosa che ho imparato in questi vent'anni di insegnamento, accompagnando centinaia di persone nel loro percorso di rinascita, è che un disturbo cronico si va sempre a riflettere in tutti gli ambiti della nostra esistenza. E difficilmente chi soffre di disturbi cronici ha una vita privata e lavorativa felice. Se è così, anche per te, sappi che posso capirti perché ho attraversato la tua stessa situazione. Ti racconto una storia. Un giorno, quando ero più giovane e stavo vivendo le stesse sfide che stai affrontando tu ora, stavo passeggiando per un parco di Torino assieme al maestro Liu. E se hai visto la mia masterclass, te lo ricorderai. In quel periodo ero costantemente preda della rabbia, del nervosismo, la mia vita faceva schifo, non mi piaceva, non avevo nessuna relazione significativa, facevo un lavoro che odiavo e provavo un senso generale di insoddisfazione interiore. In più se aggiungiamo che ero cosparso di dolori cronici dalla testa ai piedi, beh, posso tranquillamente dire che la mia vita era un disastro totale. E mentre mi stavo sfogando appunto con il maestro Liu spiegandogli come mi sentivo, ecco che eh, lui si volta a un certo punto verso di me e distinto ovviamente io gli dico guarda maestro, cioè, se devi raccontarmi una delle tue massime orientali come fai sempre, sappi che oggi non funzionerà, oggi non sono in vena di ascoltare perle di saggezza taoiste, sto troppo male e oh, non c'è nulla che possa aiutarmi. E invece quello che mi disse Liu però quel giorno andrò dritto al mio cuore, tanto che sento il bisogno di condividerlo con te. Liu mi guardò negli occhi e pronunciò queste parole. Alex, se prima non trovi l'equilibrio dentro di te, è inutile arrabbiarti per ciò che succede fuori da te. La tua principale preoccupazione dovrebbe essere sistemarti dentro. Le sue parole mi colpirono profondamente. Poi il maestro Liu proseguì e mi disse, Alex, L'interno genera e crea l'esterno. Attualmente la tua mente e il tuo corpo sono come una casa sporca e disordinata. Devi mettere ordine dentro di te, fare le pulizie interne. Vedrai che una volta sistemato l'interno, tutto attorno a te si adatterà. Quindi non preoccuparti più dei tuoi problemi, della tua vita esterna, quando dentro di te sarà tutto a posto, quando il tuo corpo sarà libero dalle tensioni, dai dolori e la tua mente calma ed equilibrata, la tua vita sarà obbligata a cambiare. Col tempo ho compreso l'essenza di questo insegnamento, anche se all'epoca era difficile per me. Questa prospettiva mi ha aperto la mente facendomi capire che non dovevo più vivere nell'insoddisfazione del presente, ma dovevo pensare solo a occuparmi di me. E oggi questo è l'insegnamento che desidero condividere con te. Fino a quando non trovi l'equilibrio dentro di te, nulla cambierà all'esterno, poiché il mondo che ci circonda è il riflesso diretto del nostro stato interiore. L'insegnamento fondamentale che voglio che tu oggi comprenda è proprio questo. Se la tua vita sembra insoddisfacente, ricorda che la vera soluzione alla tua infelicità si trova dentro di te. Molte persone, consapevolmente o meno, quando stanno male scelgono di distrarsi con sfide esterne per evitare di affrontare il loro mondo interiore. Preferiscono non impegnarsi in un processo di autoesplorazione anche se il loro corpo è pieno di dolori e di tensioni. Alcuni si dedicano anima e corpo al lavoro, altri alle relazioni, finendo per essere a pezzi estremati. Ma dedicare tutte le proprie energie all'esterno, agli altri, al lavoro, è una forma anche di violenza verso se stessi. Il punto chiave si trova proprio qui. Se hai compreso la necessità di rompere questo ciclo depotenziante ma non sai da dove iniziare, il cambiamento deve partire dal tuo approccio all'esistenza. Questo è ciò che propongo anche nei miei percorsi, guidarti nel prenderti cura di te stesso o di te stessa, tornare ad amarti e dedicarti il tempo giusto per te. Gradualmente quella casetta sporca e disordinata che rappresenta un po' il tuo corpo e la tua mente inizia a trasformarsi in un tempio, un tempio dorato e la tua vita inizia a cambiare. Si verificano coincidenze straordinarie, incontri persone favolose e riempi la tua vita di bellezza, ma tutto deve nascere dall'interno. La mia esperienza è stata simile, ero solo, depresso, ma mentre iniziavo a guarire me stesso, grazie al potere dell'energia vitale, il mondo intorno a me ha iniziato a cambiare, accadevano cose straordinarie, sincronicità. Quindi ricorda non pensare di doverti dedicare al 100% all'esterno, ma piuttosto adesso concentrati sulla cura di te stesso o di te stessa. Questa è una legge fondamentale, la realtà è come una matriosca. Ciò che avviene nel tuo microcosmo si riflette nel tuo macrocosmo. Quando ti prendi cura di te stesso con amore, con gentilezza, il mondo e la vita iniziano a prendersi cura di te. È un intricato meccanismo intelligente e straordinario. Quando sei buono e amorevole con il tuo corpo, con i tuoi organi interni, con le tue cellule, l'organismo della vita si prende cura di te. Molte volte cerchiamo l'amore degli altri, ci sforziamo di sembrare eh, simpatici, autentici, di ottenere l'amore degli altri, ma siamo costantemente rivolti verso l'esterno. E spesso ci sentiamo male, ci sentiamo trascurati, ci sentiamo non amati, desideriamo essere apprezzati di più, ma siamo sempre focalizzati sull'esterno e per forza di cose si finisce per sentirsi male. E se invece questo amore dovesse nascere da prima da noi, e verso di noi? Che ne pensi? Ti piace come idea? Come ti senti ora dopo aver ascoltato le mie parole? Ti rispecchi in quello che ho condiviso con te? Scrivilo nei commenti. Cosa puoi fare adesso? Adesso che ti senti, eh, che magari da tanti anni ti sei trascurato, ti sei trascurata? Da dove puoi iniziare? Il mio consiglio è inizia da qualcosa di semplice. Instaura una piccola abitudine dedicata solo a te. Un momento in cui puoi, puoi essere da solo con te stesso o con te stessa e fare qualcosa che non ha più uno scopo esterno, ma che serve solo a te e all'amore che provi per te stesso. Inizia ad esempio con un piccolo rituale quotidiano, come una passeggiata rigenerante o semplicemente gustarti una tazza di tè in tranquillità. Prima di farlo, mi raccomando, di a te stesso, ecco a te caro, oppure ecco a te cara, questo te lo sei meritato. Si comincia così, parlando a se stessi, coccolandosi, piccoli gesti fatti con consapevolezza e amore sono il punto di partenza per una trasformazione più ampia. Quindi decidi oggi di tornare ad amarti seriamente, perché è l'unico percorso che ha funzionato con me e che ho visto portare risultati miracolosi sulle centinaia di persone che ho accompagnato in questi anni verso il benessere, verso l'equilibrio interiore. Il miracoloso accade quando una persona si dedica a prendersi cura di sé, perché la vita è un viaggio meraviglioso e solo comprendendo come funzionano i meccanismi che la governano possiamo veramente riscoprire il piacere di esistere. Spero che le mie parole siano state uno stimolo per decidere di iniziare a costruire una vita diversa e se senti che è arrivato il momento di fare il passo successivo, di liberarti dalle tue catene fisiche, emotive ed energetiche per tornare a vivere una vita piena e appagante, puoi prenotare la tua consulenza privata con me, un momento privato dove ti ascolterò, ascolterò la tua storia, i tuoi bisogni, quali sono le tue esigenze e ti illustrerò il percorso migliore per farti ottenere i risultati che desideri e ritrovare la gioia di vivere dentro un corpo libero dalle tensioni e una mente serena ed equilibrata. Trovi il link per prenotare la tua consulenza qua sotto in descrizione e noi ci vediamo nel mio studio virtuale. Ciao!